A Chiaravalle, vigilia di Capodanno con Santa Messa e Brindisi, linea a Bruno Santoro. Don Roberto Ceria, 31 dicembre 2022, l'anno si conclude purtroppo con la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI, grande teologo che ha fatto magari durante il suo pontificato come parole d'ordine la semplicità. Ecco, le chiedo chiaramente, è anche ricordato forse per la rinuncia ad essere Papa nel 2013. Le chiedo chiaramente un pensiero. Il nostro Papa Emerito Benedetto XVI è stato un grande dono per la nostra Chiesa. È stato colui che ha portato questo passaggio dalla grande figura di Giovanni Paolo II adesso al nostro Papa Francesco. Non dimentichiamo che il nostro Papa Benedetto XVI, oltre ad essere un grande teologo, come tutti quanti appunto dicono, è stato un grande pastore. Un pastore che non è stato compreso subito. Ma soprattutto per noi che lo abbiamo seguito, abbiamo compreso che nella sua semplicità ha insegnato l'essenzialità del cristianesimo. Come diceva sempre lui, il cristianesimo è l'incontro con una persona che è Cristo. Poi naturalmente non dimentichiamo che abbiamo il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, tutta la riforma che ha fatto la Chiesa in questi anni, anche la riforma, tra virgolette, anche finanziaria. Un Papa che ha lasciato un segno e che si naturalmente, come tutti i semi, porteranno frutti dopo. E il frutto del pontificato di Benedetto XVI lo inizieremo a comprendere, secondo me, in questi anni che verranno. Si conclude un anno per la parrocchia di Chiaravalle particolarmente ricco dal punto di vista sia spirituale ma anche materiale. Penso ai lavori che sono stati fatti in tutte le chiese, ad esempio sia Matrice, Santuario che Chiesa del Sacro Cuore, che è stato caratterizzato anche dalla presenza del nuovo vescovo d'agosto e dal legame sempre più forte non soltanto con i migranti ma anche con i giovani di Chiaravalle. Ecco, un messaggio. Noi speriamo sempre di più, partendo anche dai più piccoli, quest'anno in modo particolare con il gruppo catechistico stiamo sempre più cercando di coinvolgere anche i genitori dei fanciulli della quarta primaria, quinta primaria, ad essere sempre più presenti alle varie attività che facciamo con loro, perché bisogna iniziare a partire proprio dai ragazzi più piccoli, che in questi momenti magari si sono sentiti un po' smarriti in questi 2 anni, però penso che se avranno visto la presenza della comunità parrocchiale, che nonostante difficoltà siamo sempre stati presenti con modalità diverse, spero che questa testimonianza sia il frutto di un seme che porterà di nuovo ancora altri frutti. Ai giovani si invitano sempre a partecipare alle varie proposte, perché altrimenti rischia sempre di essere una proposta vuota. Noi siamo del parere che come parrocchia invitiamo le nuove gioventù ad essere protagonisti e non spettatori. E più che altro quello che sto notando sempre nei giovani di oggi, questa apatia, questo non voler far nulla e non far nulla. E sinceramente posso capirlo da una persona di una certa età, ma non posso accettarlo da un giovane che effettivamente pensa che la giornata sia farla passare così senza lasciare un segno. E quindi un augurio per questo nuovo anno che si aprirà o che si in queste ore, ecco, soprattutto un anno di speranza che possa far sì che l'uomo cambi dal punto di vista della guerra e delle varie crisi che chiaramente ne derivano. Come diceva un grande scrittore francese, Péguy, è la speranza che muove tutto, che muove sia la carità che muove la fede. Lui portava un paragone, cioè come una bambina tra 2 sorelle maggiori. Questa bambina che si muove, che va avanti, che spinge, strattona, perché se non ci fosse la speranza non avrebbe senso la vita che viene. Noi crediamo e sempre puntiamo sulla speranza. Perché crediamo nella speranza? Perché la speranza è un dono, è una virtù che viene da Dio. E Dio ci spinge a guardare in avanti con la certezza che la sua presenza non è stata mai venuta meno e non verrà mai meno nella nostra vita. Ci vuole dare qualche appuntamento per il nuovo anno, magari in questa prima decade di gennaio? Allora, gli appuntamenti particolari sono a fine gennaio e i primi di febbraio la festa di San Biagio e della Candelora. Poi ci sarà a metà il 21 gennaio
la festa di Sant'Agnese che faremo a Sacro Cuore. E poi in modo particolare il 6 c'è la festa dell'Epifania e il 7 gennaio sabato ci sarà questo concerto chitarristico in chiesa matrice. E tutti quanti sono invitati a partecipare, perché ho preferito farlo proprio a fine feste di Natale, perché magari in questo periodo ci sono tanti appuntamenti, tante persone magari sono invitate con gli amici, almeno così possono partecipare a questo evento anche culturale. Si celebrerà, si farà alle 17.30 durante la messa, l'autore, il chitarrista suonerà alcuni pezzi e poi dopo ci sarà il concerto vero e proprio dalle 18.30 in poi. L'altro avviso più importante dell'anno è che quest'anno, a Dio piacendo, per la prima volta, il domenica 30 luglio, celebreremo la festa solenne di San Biagio. Oltre al 3 febbraio, il 30 luglio stiamo già iniziando a organizzare con il Comitato Feste e anche con, ne abbiamo già parlato nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, vogliamo fare questa proposta di questa grande festa del nostro patrono, che purtroppo in febbraio non si può fare perché il tempo non ce lo permette. Il sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, questa sera ha partecipato alla messa di ringraziamento, segno di un grande connubio che c'è tra l'amministrazione comunale e Don Roberto e la parrocchia, che si è consolidato in questi anni. Ecco, un messaggio che vuole dare, anche se l'ho già fatto durante l'omelia, alla sua comunità, di speranza, soprattutto verso i giovani, verso coloro che hanno magari decidono di intraprendere anche una loro attività qui su Chiaravalle. Sì, l'ho voluto sottolineare che il 2022 doveva essere l'anno della ripartenza per tutti quanti noi dopo gli anni terribili che abbiamo passato per la pandemia del Covid. Così purtroppo non lo è stato. Non lo è stato e abbiamo affrontato un anno molto ma molto difficile. Però noi questa sera ci siamo ritrovati tutti insieme per ringraziare il nostro Dio per averci donato questo anno vissuto, sì, alcuni in tristezza, con dolore, ma anche in gioia e in allegria. Quindi dobbiamo essere grati per il 2022 che abbiamo trascorso ed essere molto fiduciosi, speranzosi per il 2023, che si avvia con un grosso punto interrogativo, perché purtroppo le cose si prospettano non belle così come noi tutti auspicavamo. Io l'ho detto, io guardo però il 2023 con gli occhi ottimisti di tutti quei giovani che a Chiaravalle in quest'ultimo anno hanno voluto investire, hanno deciso di rimanere nella nostra città perché vedono in Chiaravalle un futuro migliore. Io questo qua sono sicuro che con lo sguardo che noi e loro che hanno voluto rivolgere alla nostra comunità, anche noi possiamo sperare in un 2023 migliore. Quindi l'amministrazione comunale è sempre presente. Sindaco, notizie di qualche ora fa, la morte del Papa Benedetto XVI, ecco, un pensiero anche su questo Papa emerito. Sì, riflettevamo prima anche con Don Roberto, è una morte di un Papa buono, un Papa da molti definito timido, un Papa di poche parole, un Papa però che lo possiamo ricordare come il Papa della Chiesa moderna. Ecco, è un Papa che sicuramente lascerà il suo segno, perché nel suo operato è stato decisivo nel dare la traccia a quella che oggi Papa Francesco sta portando avanti, questa chiesa nuova, questa chiesa moderna che è più che altro fatta di amicizia, di persone che vogliono vivere insieme in armonia, perché anche la chiesa ha passato momenti drammatici. Il Papa Benedetto lo ricordiamo anche per la scelta forte che ha fatto, una scelta che non era mai avvenuta, quella di dimettersi da Papa, e questo ha dimostrato veramente il grande, possiamo definirlo, uomo che Papa Benedetto è stato.